Squadra in campo, si torna in campo, 13:30 è la terza edizione del Lugano Champions Trophy 2018 ed è una nuova formula quella che stiamo commentando da questa mattina, con sei squadre partecipanti, tutte in un girone all'italiana, tutte contro tutte, e poi si stila una classifica a punti che da cui derivano le tre finali per il quinto, terzo e primo posto naturalmente. Allora in campo adesso Chelsea e Borussia Dortmund, squadre di tradizione anche a livello giovanile, che hanno però avuto una mattinata un po' complicata, in particolare il Borussia Dortmund, tre pareggi tutti per 0-0, senza gol fatti dunque e gol subiti. Il Chelsea invece al momento è al secondo posto nel girone con 4 punti, frutto di una sconfitta contro la Roma, una vittoria contro il Krasnodar e lo 0-0 appunto contro il Lugano. 0-0 è il risultato più diffuso e più frequente della mattinata, con 5 partite su 10 che sono terminate 0-0, poi abbiamo 4-1-0 e un solo 2-0, quello della Roma sul Malaga. Si segna poco in questo trofeo, in questo torneo, campo molto grande, squadra a 9 giocatori e a volte un po' la fatica ma anche l'attenzione, perché insomma stiamo sottolineando da questa mattina quanta attenzione e quanta scrupolosità ci mettono le squadre anche e soprattutto nella fase difensiva, che magari sarebbe un controsenso visto che stiamo parlando di squadre di bambini di 11-12 anni, e invece tutte le squadre si sono rivelate molto attente e molto molto meticolose. Il Borussia Dortmund, come detto, ha subito 0 gol in 3 partite, il Chelsea solo 1 dalla Roma all'esordio, alle 9 del mattino di questa mattina. Si va in campo, squadre che hanno ancora alla portata la qualificazione alla finale, la Roma che ha ipotecato ormai, anzi credo che sia anche aritmetico, anzi la qualificazione alla finale dei giallorossi. Per il secondo posto invece è tutto aperto, dal secondo all'ultimo posto c'è grande bagarre, messa peggio in questo momento sembra il Malaga, 2 soli punti e 4 gare già giocate, hanno ancora invece delle chance Chelsea, Borussia Dortmund, Lugano e Krasnodar. Vedremo come andrà qui in queste due partite sul campo B, le ultime due partite sul campo B. Seguiremo Chelsea, Borussia Dortmund, Lugano, Borussia Dortmund, dunque entrambe le partite della squadra tedesca che non ha ancora, come detto, segnato né subito gol. Speriamo che ci sia un po' più di spettacolo in questa sessione pomeridiana. Si parte allora con il Chelsea da destra a sinistra e il Borussia Dortmund da sinistra a destra, tutto pronto per il gioco, due tempi da 12 minuti, si parte adesso e il Borussia gioca il primo pallone in un pomeriggio in cui il sole si è un po' spostato, il campo è un po' più all'ombra e dunque le condizioni sono un po' più gradevoli rispetto a stamattina dove c'era stato davvero molto molto caldo. In possesso di palla il Borussia con il numero 10 Gökdeniz Gürpüz, subito una buona azione che mette in movimento il numero 13 a sinistra, uno dei migliori del Borussia nella mattinata, Jan Zebabost, che ottiene subito un fallo laterale. Borussia Dortmund che in questo momento è dietro il Chelsea nel girone, dunque sarebbe suo interesse cercare la vittoria per scavalcare i Blues e come dire, mettersi in ottima posizione per un'eventuale qualificazione alla finale. Intanto c'è una rimessa dal fondo, credo, no, un calcio d'angolo per il Borussia, se ne sono accorti un po' in ritardo i suoi compagni di squadra. Calcio d'angolo per il Borussia Dortmund affidato al piede destro di Gökdeniz Gürpüz, pallone in mezzo, colpo di testa di Pop che diventa una specie di assist e il pallone finisce in rete per il vantaggio del Borussia Dortmund dopo 60 secondi, 1-0, gol davvero rocambolesco quello dei tedeschi che passano in vantaggio, la sponda di Pop all'indietro, poi un rimpallo sulla quasi di spalla, il colpo di testa di Adamczyk, un colpo di spalla che scavalca, che beffa il portiere del Chelsea. Allora Borussia Dortmund già in vantaggio al secondo minuto con gol di Niko Adamczyk, il primo gol che si sta vedendo in una partita del Borussia da questa mattina. Era stato buon profeta evidentemente, sperando di vedere un po' più di spettacolo. Adesso partita che dunque è subito in salita per il Chelsea, 1-0 Borussia, squadra che in questo momento è seconda nel girone, ma dobbiamo tenere d'occhio anche la partita tra Lugano e Krasnodar con i russi che hanno battuto all'ultimo minuto il Malaga e dunque potrebbero rimanere davanti al Borussia in caso di vittoria, ma poi vedremo, insomma è finita 0-0 lo scontro diretto, vedremo come andrà. Intanto il Borussia è in vantaggio ed è un gol che a questo punto obbliga il Chelsea ad attaccare. Qui subito il numero 10 Riley Court, tra i più brillanti della mattinata, va sul fondo, mette al centro un pallone ribattuto alla difesa, poi un rimpallo sul numero 9 Ayala, anzi numero 7 Ampa, con il pallone che termina sul fondo. Si perde, ecco qui la deviazione per ultimo di Ampa,
Verona che si perde sul fondo. Borussia Dortmund che abbiamo visto su questo campo affrontare il Malaga in una partita non particolarmente spettacolare, decisamente la più noiosa delle 5 che abbiamo commentato in mattinata, una partita con pochissime occasioni, con un pareggio sostanzialmente giusto, anche se il Malaga poi nelle altre partite contro Roma e Krasnodar ha rivelato anche un po' di problemi a livello difensivo che tutto sommato non rendono ingiusto il fatto che sia in questo momento galleggiante tra la quinta e la sesta posizione. Maga che ha diventato grandi problemi a fare gol, un po' come tante altre squadre, però insomma anche dietro non irreprensibili. Attacca il Chelsea con Myers, rientra sul destro, bella giocata di Brook Myers, palla dentro, attenzione alla conclusione, al tiro, al pareggio del Chelsea al nono minuto. Ayala subito, che inizio, che partita, avevamo un po', come dire, ci eravamo un po' lamentati dello scarso numero di gol della mattinata, e invece il Chelsea ha pareggiato ed è la prima volta in questo torneo che due squadre segnano entrambe in una partita. E nel giro di 4 minuti il primo gol di Joshua Ayala, 1-1 al quarto minuto, pareggio del Chelsea. Allora, come non detto, tutti i discorsi che facevamo sono completamente stati smentiti dall'inizio velocissimo di questa partita molto divertente. Due tiri, due gol. Molto più pulita, va detto, l'azione del pareggio del Chelsea rispetto al gol molto rocambolesco del Borussia Dortmund. Insiste ancora il Chelsea con Boniface dentro per Kurt, che va sul fondo, cerca di rientrare. Adesso magari anche il caldo un po' meno opprimente può dare una mano al bel gioco, diciamo così. Cross di Boniface, secondo palo, attenzione al tiro sul fondo, l'occasione ancora per Ampa. E un'altra palla gol importante per il Chelsea al quinto minuto. Quante emozioni in questo inizio di partita, un gran cross di Boniface sul secondo palo, Ampa tutto solo, non era facile inquadrare lo specchio, ci va vicino comunque, 1-1, vediamo, chissà che non vedremo un altro torneo, magari la pausa pranzo ha rinfrescato un po' di idee, ha dato un po' più di energia a molte squadre. E vedremo allora un po' di gol in più. Vediamo intanto la giocata del numero 18, ancora Adamczyk, il giocatore più alto del Borussia, che si guadagna una rimessa laterale. Già effettuata, c'è Gurputz. Porta ancora bene Ayala, pallone recuperato ancora dal Borussia, che riparte veloce, anche se si allunga il pallone. Parte ancora il Chelsea, altro pallone splendido per Myers, ancora Brook Myers, ancora una volta la sua azione da sinistra verso destra, palla al centro, attenzione ancora al Chelsea con Kurt, e poi l'intervento dell'arbitro per un fallo in attacco ai danni di Zeba Bost, un giocatore di colore del Borussia Dortmund con il numero 13. Munizione battuta con Dustin Ploger in questo momento in possesso di palla con il numero 14, cede al numero 15 Chiel Watien. Poi l'ottimo movimento di Zimmermann, Justus Zimmermann, che però non riesce a tenere prole in campo. E ricomincia il Chelsea con Harrison Murray Campbell. Dietro verso Ted Kurd. Chelsea che ha un solo portiere in questo torneo. Tanto altro pallone molto bello per Brook Myers, sfuggito alla difesa del Borussia, ancora Brook Myers, è davvero complicato tenerlo in questi primi 6 minuti, qui è sfortunato perché perde il rimpallo, si rimessa dal fondo per il portiere del Borussia Robin Lisewski, c'è un cambio nel Chelsea, va dentro Race Alexander Russell Denny, nome più lungo probabilmente di questo torneo, va fuori Ato Ampa che è andato vicino al gol del 2-1 del Chelsea. Risultato che a questo punto fa rimanere apertissimi i giochi per le posizioni dietro la Roma. Molto bene, Brook Myers, molto bene, ancora splendido lo scambio con Kurt, mette in mezzo un buon pallone, tutti a vuoto, c'è un fallo in attacco, lo ha commesso Ayala secondo l'arbitro e dunque punizione per, l'ha commesso, perdono, Russell Denny. Per l'arbitro, in effetti qui carica vistosamente il portiere Lisewski e dunque si riprende con un calcio di punizione, ma attenzione perché si è fatto male il portiere Lisewski. Dunque dobbiamo dare un'occhiata alla distinta del Borussia Dortmund per cercarvi eventuali portieri di riserva, non mi sembra di vederne peraltro nel Borussia, questo potrebbe complicare la situazione della squadra tedesca. Un'occhiata alla panchina, c'è un po' di nervosismo con un giocatore che calcia
violentemente il pallone verso la panchina, uscito dal campo il numero 15, si trattava di Watien che ha avuto un po' di protestare. Intanto rimane a terra Lisevski e questo porta un po' di problemi nel Borussia Dortmund. Non mi sembra di vedere secondi portieri nella squadra tedesca, come non ne ha il Chelsea. Si rimette in piedi Lisevski, non proprio lucidissimo in questo momento, lo potete vedere sullo sfondo dell'inquadratura. Vediamo cosa succede. Intanto il Chelsea ne approfitta per una piccola pausa, anche per rinfrescarsi. Gioco fermo da un paio di minuti ormai. E insomma, Lisevski è ancora un po' stordito dalla botta piuttosto dura ricevuta involontariamente naturalmente da Russell Denny. ...8:20, vediamo un po' come si riprende. Continuano le attività di rimessa in sesto del portiere tedesco, che si sta adesso un po' rinfrescando. Tutto ok, direi, tutto normale per Robin Lisevski dopo un paio di minuti di necessario soccorso. È lui che riprende il gioco e riprende la partita, proprio Lisevski con i piedi. L'indirizzo ora di Raman, numero 16, in campo il biondissimo difensore del Borussia. La rimessa laterale a favore del Chelsea. L'errore clamoroso, attenzione poi al fallo. È il calcio di punizione dal limite, combinata grossa qui, difensore del Chelsea. Si trattava di il numero 2, Murray Campbell, che ha commesso fallo dopo aver perso il pallone. Punizione per il Borussia, questa è proprio una malizia da giocatore adulto, l'errore poi il fallo necessario, per usare una brutta parola riferita a un'azione scorretta, necessario per impedire alla Borussia di arrivare davanti al portiere. Calcio di punizione pericoloso, il solito Gürpütz che ha battuto anche il calcio d'angolo del vantaggio del Borussia. Pallone niente male, c'è l'altissimo Damčík che è sempre un pericolo per i difensori del Chelsea. Quel Chelsea che può ripartire in contropiede, un po' di spazio e va a servire con l'errore però di controllo fatale che rilancia invece l'azione del Borussia Dortmund. Attenzione ancora proprio al numero 8, Shavan Sayan Sadeghi, sotto qualche cambio c'è stato nel Borussia. E riconquista il pallone a centrocampo. Raman, Gürpütz, fermato poi il numero 4 Edis Rezic. Il pallone di Raman, ancora Gürpütz, poi il controllo sbagliato da parte di Zimmermann. Ancora Zimmermann corto per Adamčík, anzi si trattava del numero 17 Dabrowski, pallone calciato verso la porta di Ted Kurd, parato facile però dalla portiere e capitano anche del Chelsea. Poi bellissimo il palleggio di Raleigh Kurt che però è un po' fine a se stesso, recupera la palla il Borussia, la riprende Raleigh Kurt, si prende anche il calcio di punizione, bravissimo il numero 10 del Chelsea a rilanciare veloce l'azione dentro per Alexander Denny, poi Ayala, anticipato ancora Raleigh Kurt. Russell Denny non riesce a ricevere questo pallone, vediamo se c'era qualcosa da recuperare nel primo tempo dopo la pausa per l'infortunio alla portiere. E in campo anche nel Chelsea, torna in campo Brook Myers che ha fatto benissimo nella prima parte. Scalda anche il piccolo Jacob Pope con il numero 8. Il Chelsea pronto a effettuare dei cambi. L'invio di Lisevski, palla è buona, stavolta è puntuale l'intervento di Murray Campbell, allarga subito a destra, c'è un bello spunto proprio di Brook Myers, al volo cerca una giocata difficilissima Raleigh Kurt, complimenti per il coraggio, la palla termina sul fondo senza creare problemi a Lisevski.
stop, niente male da parte di Boniface, poi ancora Court, poi c'è l'azione del numero 6 Golding, ancora Boniface che lascia sfilare, c'è Alexander Nipal al centro, Rolly Court fallisce da due passi il bersaglio sul bel cross di Russell Denny, grande occasione per il Chelsea proprio in chiusura di primo tempo. Azione molto molto elegante che ha portato tutto solo Rally Court al limite dell'area piccola. Pito male di sinistro, palla fuori. Occasione enorme per il Chelsea, che dopo il pareggio ha avuto almeno due chance per addirittura completare la rimonta. Invio lungo, tutti a vuoto, facile per Ted Kurt. Un minuto oltre il dodicesimo, ci sono stati due minuti di pausa durante il primo tempo per l'infortunio a Lizevski, sta facendo recuperare l'arbitro. E finisce adesso il primo tempo sul risultato di 1-1 tra Chelsea e Borussia Dortmund. Partita divertente e un pareggio che fin qui rispecchia ciò che si è visto in campo. A tra poco per la ripresa. Di nuovo in campo Chelsea e Borussia Dortmund, inizia il secondo tempo di questa partita che apre il programma pomeridiano del Lugano Champions Trophy 2018 a Lugano, Cornaredo, stadio Cornaredo, con il Chelsea che ha recuperato dopo due minuti il vantaggio del Borussia Dortmund nel primo tempo e non aveva mai subito né fatto gol il Dortmund nella mattinata, ne ha preso uno e ne ha fatto uno nel giro di due minuti. Questo match subito in avanti la formazione tedesca con il numero 8 Sadeghi. Chiude il triangolo, alla fine interviene il numero 6 Golding, ma non è finita perché il Borussia rimane in attacco. Il controllo anche del numero 4 Florian Ingversen e poi una buona occasione, attenzione al cross in mezzo, lo farà facile la parata di Kurd su Sadeghi. Azione un po' caotica del Dortmund con il numero 8 che alla fine non è riuscito che ha di fatto passare il pallone al portiere del Chelsea. Numero 12 Joshua Pescatore in campo nel Chelsea adesso, qualche cambio da una parte dall'altra, Murray Campbell nel Chelsea, poi numero 3 Boniface. Buono il lavoro di Court, di fisico, per spostare il numero 16 Raman, poi va giù e prende il calcio di punizione. Sempre brillante, imprevedibile l'azione di Rolly Court in attacco nel Chelsea, assolutamente meritevole del numero 10 che indossa sulla schiena. Il calcio di punizione che viene affidato proprio a lui. Troppo alto, caricato troppo e si porta la maglia sopra la faccia per segno di disaccordo con se stesso. Pareggio che tutto sommato con il Krasnodar in vantaggio contro il Lugano non è che stia benissimo al Chelsea, sempre nell'ottica di inseguire il secondo posto, e dunque insomma poi Krasnodar, che è vero avrà una partita molto difficile contro la Roma, quindi il Chelsea potrebbe, battendo il Malaga, scavalcarlo, però insomma tutto ancora da vedere, tutto apertissimo questa partita delle 13:30. Punizione affidata a Ted Kurt, un calciato molto lungo, ci sono ogni tanto dei rinvii corti, il Chelsea che preferisce andare lungo. E intanto mi dicono del raddoppio del Krasnodar e questo cambia molto anche a livello di differenza reti. Attenzione ai russi che in questo momento vedono la possibilità di andare in finale. Murray Campbell all'indietro, ancora per Kurd, c'è proprio il Chelsea come rivale adesso più accreditata, o lo stesso Borussia Dortmund, una partita che potrebbe risolversi anche a favore dei tedeschi se passassero in vantaggio. Pareggio che in questo momento lascia entrambe le squadre tra il terzo e il quarto posto con la prospettiva di ritrovarsi per la finalina tra due ore e mezza. Il Chelsea, ci prova il numero 5 Kouaou, poi rischia di commettere fallo, è bravo a saltarlo Dabrowski.
finisce 2-0 Lugano-Krasnodar, anzi 0-2 Lugano-Krasnodar, questo ma poi ci porterà a vedere la classifica prima dell'ultima partita. Palla in mezzo, c'è un fuorigioco, tutto inutile, sia il bel colpo di testa che la bellissima parata di Lisevski, colpo di testa di Ayala, gran volo di Lisevski, ma tutto fermo per fuorigioco. Palla anche niente male di Pescatore per lo stacco di Ayala, attento nella parata Lisevski, si trattava anzi di Russell Denny, colpo di testa, e poi il Borussia dall'altra parte che è una grande occasione, la parata di Kurd, strepitoso distinto sul tiro di Sadeghi, occasione clamorosa per il Borussia che resta in attacco, pallone allontanato, poi il sinistro ancora Kurd con una mano sul tiro di Aydin nel giro di 20 secondi, due grandi occasioni per il Borussia Dortmund, partita apertissima, prima il no, questo è già il secondo tiro di Aydin, è la parata molto molto efficace del portiere del Chelsea che tiene in piedi Blues in questo momento, pallone ancora in mezzo, si salva ancora la difesa del Chelsea, momento di caos in area Blues, allontanano gli inglesi, prova a ripartire Kurd, che palla splendida per lo scatto del velocissimo numero 5 del Chelsea, Kuo, e si salva anche il Borussia. Stupendo il passaggio di prima di Kurt per Kuo. Stiamo vedendo le grandi giocate in questa partita. E il Borussia dall'altra parte adesso. Apertura niente male per del numero 8 Sadeghi che sta facendo cose ottime. Qui butta via il pallone un po' la formazione tedesca. E ancora Raleigh Kurt che mette in difficoltà il suo avversario. Altro pallone bellissimo per Russell Denny, che giocate questo numero 10 del Chelsea. D'altra parte Gurputz, poi Ingversen col 4, ci sono tanti cambi alle viste anche nel Chelsea, soprattutto pronti ad entrare sia Ayala che Aounpa che Pop, tutti i giocatori offensivi, specialmente i primi due, il Chelsea cercherà di portare a casa questa partita. Aydin, ancora il Sadeghi, poi la conclusione pericolosissima sul fondo, chiede la deviazione ma non c'è, c'è rimessa dal fondo, Aydin Sadeghi si libera al destro, calcia fuori di mezzo metro. I cambi, Pop, Alta, Aounpa e Ayala, e naturalmente sempre in campo Raleigh Kurd, il migliore in campo, due giocate deliziose. Invio di Ted Kurd, anche lui bravissimo in due occasioni, scatta, corre velocissimo, ancora Kurd, la tiene in campo splendidamente, cerca un'azione personale, rimessa dal fondo, non c'è fallo, difficilissimo nello stretto, qui lo vediamo bene perché sono arrivato, questa palla incredibile, poi di fisico soffre un po' rispetto al suo avversario, si trattava di Rahman che riesce a contenerlo. Bella partita questa, pallone in mezzo troppo alto messo da Dabrowski, Pope più piccolo della compagnia capisce male, pallone fuori direttamente, ultimi 5 minuti. Il Borussia che si porta nel rigore pericolosamente, si salva Murray Campbell, grande mischia, e poi ancora i tedeschi che vanno a calciare con il numero 8 Sadeghi, ancora Kurd, sembra poi essersi esaurita la spinta del Chelsea, e il Borussia che adesso sta cercando di vincere la partita, grande giocata di Aounpa, rientra sul sinistro Aounpa, scambia con Kurd, era ancora bello il passaggio, trova la posizione decisiva di un difensore, qui però si prende il calcio di punizione, è in un torneo in cui non abbiamo ancora visto particolari giocate sul calcio piazzato, vediamo, sul pallone si è portato Reis Alexander Russell Denny, numero 4 del Chelsea, giocata niente male ancora una volta, Aounpa Kurd,
Vediamo cosa è successo. Poi c'è la palla sempre di prima, corte sempre di prima. Qui la Saldeni verrà per i pali. Dispone la barriera a Lisevski. Lui che va. Prova Russell Denny, la palla è alta. Non è scesa questa palla calciata dal numero 4 del Chelsea. 3 minuti per il Borussia per tentare il colpaccio, altrettanti ne ha a disposizione il Chelsea naturalmente. Un po' di spazio a sinistra, Zebabost, cross pericoloso, deve toccarla Kurd, no, non secondo gli altri, non è angolo. Dall'altra parte Ampa, Kurd fermato, Borussia che riparte con la Murray Campbell, grande giocata di Ayala, fino in fondo, si prende l'angolo, si prende l'angolo, mancano 2 minuti per il Chelsea, 2 minuti e qualcosa per il Chelsea per provarci. Rientra in campo anche Brooke Myers. E c'è Alexander Russell Denny, Race Alexander Russell Denny. Per entrare nel Borussia anche Adamczyk, l'autore del gol del vantaggio. Parte male l'angolo, il Chelsea, pallone giocato da Kurt, non benissimo, neanche questo, lo tiene in campo con uno scatto pazzesco. Ancora Russell Denny, mette in mezzo una gran palla, tutto buono, attenzione a un pa, mette giù la mischia e poi Murray Campbell che non riesce a intervenire sotto misura. E allora si riparte, un'azione di qua, un'azione di là, partita molto divertente che fa tornare in campo anche il numero 18 Adamczyk. Andrà lungo Robin Lisevski. C'è Borussia che cerca la verticale con Gurputz, poi Pope salva e Kurd perfeziona il rilancio lungo, cercare il gol, squadra lunghe, si cerca il gol adesso, Ayala. È una bella giocata ancora di Myers, mette in mezzo e c'è calcio d'angolo per il Chelsea che chiude in attacco questa partita alla ricerca del 2-1. Per tenere vivo il sogno di vincere il trofeo. Russell Denny col sinistro in mezzo, la mischia, colpo di testa, la palla sul fondo. C'è stata deviazione, c'è ancora un angolo per il Chelsea. Vediamo, il colpo di testa è stato il numero 17 del Dortmund, Dabrowski, calcio d'angolo. Ancora Russell Denny, altro pallone pericoloso, colpo di testa allontanato, ancora Russell Denny, lo tiene in campo ma ovviamente si tratta di fuorigioco, anche perché il pallone è stato colpito da un compagno e dunque punizione per il Dortmund mentre sono scaduti i 24 minuti di gara. La partita termina dunque, sta per terminare sul punteggio di 1-1. E così è, finisce 1-1, il primo 1-1 della giornata. Deve fare un passettino in avanti, è il quarto pareggio per il Borussia Dortmund, che a questo punto ha necessità di vincere nella gara successiva contro il Lugano. Per il Chelsea, 5 punti, scavalcato dal Krasnodar che è secondo a 7. Attenzione perché insomma, l'ultima giornata prevede Roma-Krasnodar e Chelsea-Malaga. Tutto apertissimo per i primi, per tutti i posti, a parte il primo che è della Roma, per tutti gli altri posti. A tra poco per Dortmund-Lugano.